e vince in compenso la riappropriazione della condizione fisica di Cristo, che una volta risorto, per far capire che non è morto, va in un'osteria, è la famosa cena in Emmaus. Ed eccolo qua, che è giovanissimo, anche più giovane di quello che dovrebbe essere, sta a tavola con due personaggi che sono i due pellegrini, i quali inizialmente non capiscono chi è l'avventore che entra, poi avvertono e riconoscono il Cristo. Allora uno mette le mani sulla savonarola, la sedia, come per spalzar sopra, e l'altro le allarga come dire: ma Cristo, è Cristo, Cristo, dice questo, allarga le mani e parla. Sul fondo c'è l'oste, il quale osserverete che è identico a Gianfranco Vissani, che non capisce niente, proprio è la prova di quello che non capisce. Cosa sta capitando qua? Proprio la stessa faccia, sapete quella faccia di uno che non capisce, poverino, è simpatico, bravo cuoco, ma si vede che non ce la fa. Ed eccolo lì, dice: ma chi è questo qui? Cristo chi? Chi? E così. Ma tolta questa parte, come dire, brutalità inconsapevole, i due reagiscono alla presenza fisica di Cristo che non appare morto, e la tavola è imbandita in maniera lussureggiante. C'è la natura morta, come la cesta di frutta famosa di Caravaggio che molti ricordano, il pollo, il pane, l'acqua, il vino, c'è perfino una ceramica di Viterbo, sembra quasi la caraffa, pane, frutta, tutto, e il quadro è luminoso, è l'interno di un'osteria, ma i colori, la luce sul volto di Cristo, gli abiti rossi, rutilanti, è una festa, è la festa del ritorno di Gesù. Ebbene, questo strano personaggio, come dicevo prima, non crede probabilmente in Dio, crede solo a quello che vede e vive una vita maledetta, al punto tale che dopo qualche anno da questo dipinto uccide una persona e diventa un assassino. Appena ucciso ritorna sul soggetto che ha affrontato. Uno penserebbe che uno che ha fatto un soggetto in questo modo evidentemente lo farà molto simile 3 anni dopo. Guardate la prossima immagine. Sembra un altro pittore, un altro mondo, buio, notte, il Cristo è diventato più vecchio, la faccia è divisa tra luce e ombra, il personaggio in controluce, è vero, solleva la mano ma quasi non lo vedi, e l'altro tiene le mani agli spigoli del tavolo. Tutto ha un'atmosfera notturna, tenebrosa, come di senso di colpa, che è quello che evidentemente attraversava l'anima di Caravaggio in quel momento, e gli osti sono due. Però questa volta capiscono, vedete che lui non è più Vissani, è uno che sembra Gualtiero Marchesi.